Da oggi è aperta, diciamo così, nel quartiere di Librino a Catania, la Porta della Bellezza, l'opera simbolica ideata dalla responsabile dell'Associazione Culturale Fiumana d'Arte, Antonio Presti. L'inaugurazione è avvenuta questa mattina per l'appunto e c'eravamo anche noi, vediamo. 15 opere monumentali di artisti nazionali, 9.000 formelle di terracotta con testi poetici, 500 metri di un muro di cemento di 3 chilometri e la Porta della Bellezza che attraversa il quartiere di Librino a Catania, grazie ad Antonio Presti, messinese, presidente dell'Associazione Fiumara d'Arte. Ed è stato Presti che questa mattina, dopo mesi e mesi di lavoro, ha inaugurato l'opera che fa parte di un ampio progetto. Molte le autorità civili e militari presenti, fotografi e giornalisti provenienti da ogni angolo del mondo, ma soprattutto i bambini e chi dell'arte ne ha fatto una ragione di vita, proprio come Antonio Presti. Un dono che è stato condiviso con 2.000 bambini, un muro che si trasforma in una porta condivisa, una porta che spero possa rappresentare per Librino, in nome della cultura, dell'arte, del pensiero, un futuro, un valore di essere, un diritto alla cittadinanza che viene riacquisito attraverso la pratica del fare. I bambini educati a quel fare oggi dimostrano e affermano che cos'è la bellezza. Librino non è a rischio. Oggi abbiamo dato l'affermazione, anche grazie ai messaggi del Presidente della Repubblica e del Santo Padre, che hanno mandato personalmente con grande cuore. Io ringrazio veramente sia il Papa che il Presidente della Repubblica per questo pensiero affettuoso per questi bambini che da oggi in poi ricorderanno con emozione un loro valore di essere, un valore di differenza, un valore di impegno civile. Che cosa significa trasformare un masso di cemento in un'opera d'arte? Significa spiritualizzare con la condivisione il valore della bellezza. Oggi manifestiamo la bellezza, non la rappresentiamo e la manifestiamo nei cuori e nelle emozioni di questi bambini che sono felicissimi come tutti quanti. Io ringrazio tutti e veramente non me l'aspettavo di trovare tanta condivisione e tanto rispetto. Grazie di cuore, viva Librino, viva Catania, viva la cultura, viva la bellezza. Non poteva mancare un'assista di fama mondiale dove c'è arte e bellezza. Ma guarda, è un contributo straordinario, un'altra pagina di storia straordinaria che si aggiunge a questa città che ha bisogno assolutamente di vivere questi momenti di grande serenità, di grande, ed è veramente, la mia presenza rafforza ancora di più questo concetto, quindi viva la bellezza. A Librino, grazie a questa iniziativa di Fiumara d'Arte, le politiche sociali unitamente all'arte, alla bellezza vanno di comune accordo ed è importante questo messaggio forte a Librino, perché un quartiere che rappresenta un terzo di Catania, 90.000 abitanti circa, che spesso è stato considerato un punto, un neo nella città catanese, invece attraverso questo coniugare queste iniziative tra arte, bellezza e socialità è un fatto importante. Sì, è stato approvato il progetto sia dalla regione che dal CIPE ed è la prima zona franca urbana su tre finanziate dalla regione siciliana. Significa che qua ci potranno essere, attraverso la programmazione, gli insediamenti di artigiani, piccoli artigiani, operatori commerciali come zona franca, allora, che vuol dire l'abbattimento delle imposte. Occorre adesso maggiore sicurezza. Molta maggiore sicurezza.